Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero. Viviamo in un'epoca dove l'attività paranormale è più viva che mai. E questo è testimoniato dal fatto che ogni giorno appaiono in rete sempre più video che paiono mostrare fenomeni spiegabili. Ed oggi tratteremo proprio questo. Quindi, mettetevi comodi, perché oggi, in Viral Top, vi mostreremo alcuni dei video più spaventosi riguardanti apparizioni spettrali in giro per il mondo. Prima di cominciare, volevo ricordarvi che in descrizione ci sono tutte le nostre pagine social dove, qualora vogliate, potete iscrivervi per rimanere sempre aggiornati sulle novità del canale. Inoltre, abbiamo da poco attivato un gruppo Telegram. Entrate a farne parte. Buona visione! Un gruppo di giovani youtuber della Repubblica Ceca accettarono la sfida di un loro iscritto, nella quale avrebbero dovuto trascorrere tutta la notte in uno dei boschi più infestati del paese. Si dice che sia abitato da streghe, spettri ed entità di ogni tipo, ripresi talvolta in foto. Durante il loro tour, i ragazzi furono accompagnati da un gruppo di investigatori del paranormale, ma non riuscirono a catturare nulla di strano. Ma proprio mentre si apprestavano ad andar via, si vede apparire quella che potrebbe sembrare l'apparizione di un uomo ombra. Una piccola città del Guatemala, chiamata Yocotenango, è diventata negli ultimi 3 anni uno dei luoghi più visitati e studiati dai ricercatori del paranormale ed è stata protagonista molte volte nei notiziari nazionali del paese. Si tratta più precisamente di un vero e proprio angolo di strada, dove da tempo si verificano un gran numero di incidenti mortali. Questo è senza dubbio un evento tragico. Ma la cosa più terrificante è che l'apparizione di alcune strane figure oscure è andata aumentando nel corso degli anni. Sono state fatte molte indagini al rispetto ed è stato scoperto che, per un motivo sconosciuto, c'è un'enorme energia elettromagnetica nell'aria che ha raggiunto 5 volte i livelli del normale elettromagnetismo. Secondo gli esperti, ciò è dovuto al fatto che le persone che vi sono morte siano rimaste attaccate a questo mondo. Le abitazioni vicine anch'esse risultano infestate, facendo diventare il luogo uno degli epicentri di eventi paranormali più famosi al mondo. E la vez pasada que venía me comentó que antes de que pasara pasó una sombra y sintió un escalofrío. Incluso me llamó para que le abriera. Ajá. A las 2 de la mañana. Por aquí espantan, incluso en mi casa espantan. Espantan cuando están todos durmiendo y yo estoy haciendo oficio, póngale 10 de la noche, que lo pongo para adelantar algo. Siento, o incluso hasta visto. Un poliziotto che si trovava in una strada, nel bel mezzo di una zona boschiva, all'improvviso sentì un forte urlo. Mentre si avvicinava per ispezionare, sentì qualcuno chiamare il suo nome. Pochi secondi dopo, una strana figura spettrale appare proprio di fronte a lui. Thank you.
I baby monitor sono diventati ormai quasi indispensabili per il controllo dei neonati. Grazie a questi dispositivi si è scoperto che per qualche motivo sconosciuto le entità paranormali sembrano perseguitare i bambini in modo molto costante. Il tutto è testimoniato anche da questo video, che, sebbene sia molto breve, mostra uno strano spettro avvicinarsi alla culla di un bambino. Secondo il padre del bambino, si tratta di una strega intenta a portar via suo figlio. Un utente di Reddit, di nome Travis Za, ha condiviso un video riguardante un fienile abbandonato, situato molto vicino casa sua, e del quale erano stati segnalati molti strani eventi. Con il solo gesto di mettere piede nel fienile, fu attaccato da qualcosa di abbastanza aggressivo. Spaventato, decise di ispezionarlo dall'esterno ed inavvertitamente registrò qualcosa del tutto anormale. Il youtuber messicano Lalo Escalante stava esplorando una costruzione abbandonata in una zona abbastanza lontana, in compagnia dei suoi amici. Dal momento del loro arrivo, avvertirono un'atmosfera alquanto pesante. Visitarono tutto il luogo e non incontrarono nulla di strano. Decisero di andarsene, senza rendersi conto dell'apparizione dello spettro che pare infestare il luogo. Questo è tutto per ora amici, vi ringrazio molto per aver visto il video, se vi è piaciuto non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento. Se volete seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione, abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.